Oggi parliamo di allattamento al seno e in particolar modo di ragadi del seno, lesioni fastidiose e dolorose che possono verificarsi infatti nei primi giorni dell'allattamento. Fermo restando che in realtà tutti i seni sono buoni per l'allattamento, quindi un seno piccolo, un seno grosso, però in realtà nei primi giorni le ragadi del seno possono essere una complicanza dovuta infatti a una non corretta suzione del neonato. E non solo a una non corretta suzione del neonato, ma anche ad eccessivi sfregamenti e a movimenti non corretti del capezzolo stesso. In realtà le ragadi del seno sono pertanto, si possono prevenire soltanto con un corretto e adeguato attaccamento del neonato al seno. Quello che è importante fare pertanto è anzitutto non perdere la pazienza o comunque abbandonare l'allattamento al seno, ma bisogna insistere anche quando si possono verificare perdite di sangue intorno al capezzolo, nonostante il dolore o comunque il fastidio. È bene pertanto continuare la regolare frequenza delle poppate per evitare che avvenga oltre alla ragade anche l'ingorgo mammario, che fa sì che non ci sia lo svuotamento del seno. Seno, e quindi un mancato svuotamento del seno più la ragade complicherebbero ulteriormente la situazione. In questi casi è utile pertanto mantenere il seno sicuramente a contatto con fibre naturali, fibre di cotone e se possibile mantenere anche il seno il più possibile all'aria proprio per mantenere la parte asciutta e favorire così la cicatrizzazione. Il capezzolo così irritato e con ragade deve essere mantenuto il più pulito asciutto e anche pulito ovviamente ed è bene in questi casi non utilizzare le coppette assorbilate che generalmente si tendono a utilizzare perché nei casi di un capezzolo irritato provocherebbe una proliferazione batterica e quindi una maggiore irritazione. Frizionare invece l'area da trattare con qualche goccia di colostro nei primi giorni, nei primissimi giorni dell'allattamento o di latte stesso, perché questo è il vero toccasana per favorire la cicatrizzazione. In commercio e anche in farmacia esistono diversi prodotti per le ragadi del seno, che sicuramente sono dei validi aiuti, ma che consiglio da utilizzare una volta superata la fase critica della ragade, quindi da utilizzare come trattamenti di mantenimento. Consiglio invece vivamente l'utilizzo di coppette in argento, i paracapezzoli in argento, perché gli ioni argento favoriscono la cicatrizzazione, quindi tra una poppata e l'altra possono essere utilizzati per coprire il capezzolo. In modo tale proprio da favorire la cicatrizzazione. Vedrete infatti nell'arco di pochi giorni una guarigione dell'area stessa.